19 di giugno è un pomeriggio infuocato, il terreno è arido, l'umidità è insopportabile, non un alito di vento a spazzar via l'afa. La capienza ridotta del Partenio ha richiamato la gente sulle gradinate con largo anticipo. È il giorno più lungo per il Napoli e per l'Avellino che devono giocarsi tutto in 90 minuti. La finale dei play-off nasce sotto auspici indecifrabili. Mai pronostico è stato così arduo. Lo 0-0 dell'andata pone al Napoli l'obbligo di vincere. Agli Irpini la facoltà di scegliere la tattica per due diversi risultati. Il Napoli è lo stesso di 7 giorni prima. Corrente rimane in panchina, Caparella e Pia in avanti con Sosa che ha sofferto il mal di schiena fino a poco prima. Fischio, si parte. 8° minuto, il sinistro di Mora e un brivido lungo la schiena del portiere Cecere. Il Napoli c'è, ma c'è anche l'Avellino. All'11° Biancolino prova il suo di sinistro. Il calciatore più in palla della giornata è Pia. I suoi dribbling sono irresistibili e Ametrano, che lo marca, non lo regge. Al 22° un cross del sudamericano trova pronto Sosa, ma anche Cecere. 29° Riccio dalla distanza prova lo scatto di reni del portiere Gianello. Tiro insidioso, carico di effetto maligno, forse anche deviato. Questa è una palla gol. E una bella palla gol capita anche al Napoli, al 35°. Errore difensivo, Caparella tiro fuori. Le partite si perdono anche per i propri errori. 38°, il gol dell'Avellino. Millesi dal corner, pallone basso, che attraversa tutta l'area. Ci sono Accursi, Giubilato e Montesanto, ma il pallone arriva dove Biancolino si è smarcato, 1-0. Passano pochi secondi, occasione di pareggio, ancora un errore, ancora Caparella. Grandissima palla gol, sprecata. La partita si può recuperare, ci sono altri 45 minuti, ma la ripresa ha un inizio imprevedibile. Vanin, che non doveva giocare, sbuca improvvisamente in area azzurra, spinto da Millese e Biancolino. Si ritrova solo e Bonomi, unico a recuperare, lo mette giù. Espulsione e rigore. Da qualsiasi angolazione la si vede, l'immagine non lascia molti spazi a dubbi. Bonomi, che nemmeno protesta, ha fatto quello che poteva. Pochi secondi dal fischio del secondo tempo, il sinistro di Moretti spiazza Gianello, ma spiazza completamente il Napoli. 2-0. Ora è durissima. Ci prova Caparella, entra in aria, finisce a terra, ma l'arbitro Marelli di Como, 95 partite in Serie C, non gli dà credito. 26°, ecco il gol che può valere la svolta. Caparella su punizione, Sosa di spalla, alla porta, tocca, forse di nuca, quel tanto che basta per il gol. 2-1. La partita si riapre. Preme ora il Napoli, stacco di testa, bellissimo di Sosa, Cecere è fortissimo e lo dimostra. Volano i minuti, Pia di testa di poco a lato proprio al 45°. Il pubblico invade pacificamente il campo, pensava fosse finita la partita. Ci vuole un bel po' a farli uscire tutti i tifosi. Si lamenta Reia, si sente assediato, si lamentano tutti, ma la verità è che restano da giocare soltanto 15 secondi, non c'è più tempo. La partita che le vale tutte l'ha vinta l'Avellino, in una finale straordinaria in cui ciascuno ha dato tutto, il massimo possibile, dopo un campionato tirato e sofferto. Il meccanismo è spettacolare ma anche crudele, dà e toglie in uguale misura. Dalla B a chi la merita sul campo, l'Avellino, lascia in C chi non la merita più, il Napoli che in questa categoria è finito per retrocessione stabilita a tavolino. Un Napoli che ad agosto non esisteva come squadra e come società è arrivato comunque in finale, se l'è giocata, la B. Hanno chiesto ad una città e ad una tifoseria un sacrificio enorme, la Serie C, un sacrificio che andrebbe ora ripagato. Comunque azzurri, bravi lo stesso.